olio, aglio tritato, un cucchiaio di capperi, pomodorini tagliati in due. Io sto usando pizzutello, però si può fare, si può usare sia ciliegino che zatterino. Il coperchio fin quando la pentola non bolle. Aggiungo anche mezzo mestolo di acqua, mescolo un poco, spengo il fuoco, già è quasi pronta. Poi dovrà mantecare circa 3 minuti con gli spaghetti all'interno. In un'altra padella metto un goccino d'olio, prendo il fuoco e un po' di mollica che andrò a fare brustolita, la classica mollica torrata. Mollica pronta, spengo. Saliamo la pasta, metto la pasta al dente dentro la mia, dentro il mio condimento, riaccendo il fuoco, pronta, prendo la mia pasta con un mestolo. Vado ad attorcigliare. Pomodorini sotto nel piatto. Spolverata di mollica brustolita. Altro pomodorino. E il piatto è pronto. Un ciao da Alessandro e alla prossima ricetta.